Bene, di nuovo qui al Teatro Odeon di Bologna. Per me è un grande piacere e un onore essere in compagnia di Deborah Caprioli e Gianfranco Iannuzzo, che questa sera e fino a domenica 10 aprile portano in scena lo spettacolo Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo. Divertimenti, ironia e anche un po' di thriller, vero? Gianfranco, vai! Beh, thriller! Sì, insomma, questa... È la storia di uno scapolone impenitente che scopre di aver speso tutto il suo denaro. Insomma, lo ha speso malamente, perché viaggi, alberghi, macchine di lusso. Va dal suo avvocato e l'avvocato gli fa capire che non c'ha più una lira, un euro. La sua governante, una bravissima Antonella Piccolo che vedrete in scena, Nunziatina si chiama, napoletana, gli suggerisce, dice: lei è abituata a fare sto tenore della bella vita, come farà? È impossibile. Cerchi di sposare una donna molto ricca e continuerà a mantenere questo tenore di vita. Dice: non ci penso nemmeno a sposarmi, è un misogino. Fanno i provini, però insomma poi si rende conto che davvero i soldi non ci sono. Questo gli suggeriscono addirittura di farsi prestare dei soldi a un tasso usuraio pazzesco. E decide, ma ho torto collo, di scegliere una donna, una vittima predestinata, con un retropensiero. Dice: la sposerò e poi trovo il modo di sopprimerla e mi godo il bottino. In realtà la vittima predestinata è una Deborah Caprioglio straordinaria, che si chiama Albertina, che è una entomologa. Si occupa soltanto dei suoi insetti, dei suoi studi importantissimi, fa delle monografie su questi animali, una studiosa, una ricercatrice, con degli occhiali spessi come dei fondi di bottiglia, le casca tutto dalle mani, un'imbranata assolutamente, però dolcissima, delicatissima, fragilissima. Quelle donne, figura paradigmatica della donna, che ti, tutto quello che di più bello ci può essere di una donna, quando i maschietti siamo a pensare da soli alla figura della donna. E quindi una grande grazia, grande accondiscendenza, grande capacità di mediazione. Insomma, si innamora piano piano, questo qua non solo non l'ammazza, ma si preoccupa che l'hanno rapita per chiedere del riscatto. Insomma, la storia, non vi dico come va a finire, ma insomma, dietro a una serie di vicende che faranno di Deborah e di me due paperini, perché succede di tutto davvero, c'è anche una bellissima storia d'amore. E se c'è una morale in una cosa che di morale non ne vuole avere, nel senso che lo spettacolo lo abbiamo fortemente voluto, Deborah ed io, perché avevamo una gran voglia di lavorare insieme e di intrattenere il pubblico, e questo facciamo. Il pubblico si ride molto, si diverte molto, però se c'è una morale, c'è una morale che l'incontro fra due persone così diverse fra di loro, tra l'altro un uomo e una donna, quindi due mondi, ci migliora. Io ho sempre pensato, da maschietto, che la figura del femminile migliora sempre l'uomo. I maschi, quando siamo da soli, magari usiamo parolacce, cose, siamo un pochino più scomposti. Appena c'è una figura femminile, quasi automaticamente ci mettiamo, diamo il meglio di noi. Questo è molto bello, questo è molto bello. È vero, concordo. E quindi ci sono anche dei bei sentimenti che vengono fuori. Benissimo. E per quanto riguarda voi, avete una grandissima esperienza teatrale, ho più di 120 repliche di questa rappresentazione. 135 per l'esattezza. Esatto. Anzi, 36 oggi. Come, ecco, potrà sembrare una domanda banale, ma voglio proprio di farvela lo stesso. Com'è l'emozione? Sempre la stessa, sempre quella delle prime volte, e i vostri personaggi anche cambiano, hanno qualche sfumatura da rappresentazione a rappresentazione, e l'apporto col pubblico vi aiuta comunque a evolvere in un certo Deborah senso? È preparatissima, sì, su questa domanda. Insomma, il fascino del fare teatro, che comunque il pubblico è diverso ogni sera, e quindi ogni sera le reazioni sono diverse, e ogni sera comunque è una costruzione del personaggio, della storia, delle emozioni che dobbiamo dare, tutta a sé. È una festa che si rinnova ogni sera, e l'emozione, devo dire, è sempre la stessa, perché il pubblico è
è meraviglioso dappertutto ed è bello pensare che c'è gente che è uscita di casa, che ha preso la macchina, che ha pagato il biglietto e che quindi ha fatto tutto quell'iter che per venirci a vedere, quindi cioè, merita un grande rispetto e soprattutto una grande emozione ogni volta quando si apre il sipario e vediamo il teatro pieno, che devo dire qui noi siamo stati molto viziati con questo spettacolo perché abbiamo fatto dei pienoni ovunque e quindi insomma questo ci ha premiato molto e questa è la carica, è la forza, il successo aiuta sicuramente a darci la carica per, certo, per regalare ogni sera queste due ore di spensieratezza. Per quanto riguarda, visto che siamo nella cornice di Bologna, questa città, che cosa, qual è il vostro primo impatto, quello, le vostre sensazioni su questa città? Intanto è una città alla quale siamo entrambi molto affezionati perché è una città di sapore teatrale, vero, cioè c'è stata sempre una grandissima tradizione, siamo nati al Duse come le prime cose, sia Deborah che io l'abbiamo fatte là, poi alla Sala Europa, grandissimi teatri, poi qui al Deon, io ero già venuto con altri due spettacoli nel 97 quando riproposi C'è un uomo in mezzo al mare, quindi ho anche bei ricordi di questo teatro in particolare. La città è una città bellissima, a misura d'uomo come si suol dire, l'avrai sentito dire a tante persone che amano molto Bologna. Perché Bologna ha tutto, della grande città importante che offre tantissime cose, ma anche la dimensione provinciale. E per provinciale faccio un bellissimo complimento, io sono agrigentino, quindi forse non è una grande città la mia città, però proprio perché c'è quella dimensione lì, tutti ci conosciamo, tutti, con i pregi e i difetti del conoscerci tutti e del essere un po' pettegoli, un po' sapere tutto di tutti non è sempre bellissimo, però questa è una città che ha un sapore metropolitano accanto alle caratteristiche della città di provincia. E poi insomma ci sono ancora degli artisti straordinari a Bologna, ha sfornato attori, cantanti, filosofi, gente straordinaria, veramente straordinaria. Sì, io adoro questa città, ho tantissimi amici, anzi la mia migliore amica abita proprio a Bologna, per cui ci vengo spessissimo anche non per motivi di lavoro e devo dire che è molto accogliente Bologna, è un po' placentare come città, è molto... Bello, placentare mi piace, sì, te lo ruberò. Placentare, sì, ci si sta proprio bene, per un po' anche devo dire, questo accento mi piace molto e quindi insomma è molto... Poi, vabbè, i teatri sono meravigliosi e poi la cosa bella di questa città, come diceva giustamente Gianfranco, che la gente ha voglia di andare a teatro, il pubblico bolognese ama andare a teatro. Infatti ci sono tantissime realtà in questa città come questo Teatro Deon dove abbiamo l'onore di recitare e di tornare questa sera e tanti altri, quindi cioè, è molto viva dal punto di vista culturale e questo è molto... Probabilmente molto bello, sì. Mi attacco a quello che diceva Deborah, noi siamo viziati nel senso che con questo spettacolo che è stato molto fortunato per noi due, ma siamo fortunati noi due perché abbiamo accanto quattro attori straordinari, quindi credo che i motivi del successo di questo spettacolo di cui siamo orgogliosi siano tanti. Uno che sono degli attori, veramente ce la mettiamo, io e lei ce la mettiamo tutta, ma gli altri quattro non sono da meno, sono straordinari. Poi la scena è molto elegante, come vedete, quindi è accogliente, sono dei bei costumi, sono delle belle musiche, belle luci, uno spettacolo molto ben curato. Completo, per cui il pubblico ha apprezzato anche queste caratteristiche in un tempo di crisi in cui si risparmia su tutto e su tutto, devo dire che la produzione da questo punto di vista non ha lesinato nulla, quindi ci ha messo nelle condizioni di far bene anche da questo punto di vista. Poi è vero, sai, fare il record d'incasso sembra una cosa volgare da dire, lo dico soltanto perché è un indicatore del gradimento del pubblico, quindi è una soddisfazione per noi averlo fatto a Milano, a Torino, quindi in grandissimi teatri. Naturalmente ogni volta si ricomincia da capo, come diceva Deborah, perché devi conquistare il pubblico dove vai, quindi nella città, veniamo da Livorno dove è andato molto bene, siamo contenti di aver conquistato quel pubblico che non vedevamo da qualche anno. Io manco da Bologna da 4 anni, quindi sono pazzo di felicità se stasera avremo gli stessi risultati che abbiamo avuto altrove. E questo rito di cui ha accennato anche Deborah, che come vedi parla di teatro con una cognizione di causa e con una passione straordinaria, che è quello che me la fa sentire vicinissima come compagna di lavoro, straordinaria, insostituibile diventa, perché è veramente una gioia lavorare con lei, è che
questo rito meraviglioso del teatro, non finirà mai il teatro, perché tutti ogni tanto ci chiedono ma c'è crisi, non c'è crisi? Sì, certo c'è crisi, le crisi sono cicliche, però poi il pubblico ha bisogno di sentirsi rappresentato, gli attori proprio per nostra scelta, abbiamo scelto di la professione che è quella proprio della comunicazione, quella più vera, quella più critica da questo punto di vista, perché c'è un rapporto fisico con lo spettatore che assiste a un rito, diretto, si apre un sipario, viene lì, ha pagato, come dice Deborah, ha pagato, ha dovuto parcheggiare, gli fanno pagare la prevendita, insomma fa dei grandi sacrifici per venire, viene a vedere un attore piuttosto che un altro, non vuole essere tradita il pubblico in questa sua scelta, puoi tradirlo una volta, puoi deluderlo una seconda volta, la terza non viene più, quindi c'è il fascino del teatro sia per gli spettatori che per gli attori è proprio questo, che non si scherza, anche quando si scherza e si ride come dei pazzi come facciamo in questo momento, lo diciamo perché Deborah ed io abbiamo sposato la causa di una frase di un nostro grandissimo collega che è Gigi Proietti, che diceva gli attori non vi prendete troppo sul serio, ma questo è un mestiere serissimo. Cioè, anche quando, quindi noi l'abbiamo fatta un po' nostra questa frase. Sì, vabbè, secondo me è molto importante, tra l'altro. E voi in scena a Teatro Odeon fino a domenica 10 aprile, dopodiché nella capitale, giusto? Dopodiché finiamo nella capitale, finiamo a Roma. Sì, concludiamo nella capitale questi 2 anni di tournée che ci hanno regalato delle emozioni straordinarie e poi proseguiremo. L'anno prossimo ci saranno delle sorprese. È una commedia leggera, non c'è veramente, non c'è nessun altro intendimento che non quello di così intrattenere il pubblico, non ci sono messaggi, cose, non quello di cui abbiamo parlato, ma proprio per questa sua leggerezza credo che abbiamo avuto successo proprio per questo, perché il pubblico quasi ti è grato di aver detto, sai che per 2 ore mi sono dimenticato tutti i miei problemi. E questo secondo me è un'arma vincente, nel senso è quello che il pubblico al giorno d'oggi, specialmente in questo periodo, vuole, sì, perché si cerca alle volte di far ridere anche forzatamente, invece ridere con leggerezza, ridere delle cose più semplici. Ripeto, ci sono anche bei sentimenti, perché se... Uno che insomma non pensava mai di provarli questi sentimenti nei confronti di una donna, quindi ci sono mondi che si incontrano diversi, diversissimi. Deborah può contare su una solidarietà straordinaria del pubblico femminile, perché questa bellissima donna, bellissima coperta però, si capisce dopo che è bellissima, perché lei non punta sulla bellezza, lei come personaggio e lei come attrice. Lei è stata molto intelligente da attrice a non puntare sulla bellezza, vedete quanto è bella ancora, bellissima, straordinariamente bella Deborah, ma non può puntare sulla sua bellezza in questo personaggio, deve puntare sulla sua bravura d'attrice, quindi è un'operazione molto intelligente. E anche il personaggio è bella perché è bella dentro, è bella perché poi è una bella donna comunque, però è una studiosa, quindi il pubblico femminile si innamora del personaggio di Albertina perché si innamora di questo coglionazzo assurdo che poi si trasforma invece in un paladino, un difensore, un cavaliere, un uomo quindi anche lui diventa tramite questa la trasformazione di questo personaggio è solo merito di Albertina, quindi il pubblico ci sta in questa storia. Vedi cosa fanno le donne? Non ho mai avuto dubbi. E quindi io direi che non serve altro, noi vi aspettiamo qui al Teatro Odeon fino a domenica 10 aprile, spettacolo di domenica 10 aprile, ricordiamo alle ore 16, e con Deborah Caprioglio, Gianfranco Iannuzzo, lei è ricca, la sposo e l'ammazzo. Venite perché merita davvero per ridere. Grazie. Alla prossima.